Come far crescere l'azienda strutturando il business, sistematizzandolo, liberando tempo per te imprenditore, così che tu ti possa concentrare a dedicarti alle cose veramente importanti della tua vita oppure a far espandere il tuo business ulteriormente. Bene, queste qua sono le domande e sono le esigenze che più spesso gli imprenditori che ci avvicinano ci sottopongono. Non è una cosa particolarmente difficile, è complesso il meccanismo e l'esecuzione della creazione di un sistema, ma non è particolarmente difficile di per sé. E in questo breve video voglio spiegarti come fare. Seguimi attentamente fino alla fine e vedrai. La prima cosa a cui bisogna fare attenzione è il flusso di commessa. Che tu venda un prodotto, un servizio complesso, quello che fai di fatto, dal momento in cui incontri il cliente, al momento in cui il cliente ti ha pagato, hai fatto il post vendita, è creare un flusso, creare una serie di step. Questa è la prima cosa che andrei a identificare. Perché? Perché qua che costruisci il business è la prima cosa che dobbiamo andare a sistematizzare. Ovviamente la stessa cosa vale per un'azienda di produzione che dovrà stare allo stesso modo attento al flusso di produzione. Ma ho visto molto spesso che le aziende di produzione sono ben organizzate dal punto di vista produttivo e anche molto efficienti, sono molto meno efficienti su altre aree come l'organizzazione interna dell'azienda oppure del flusso di vendita oppure dell'amministrazione. Dobbiamo comprendere questo, quindi partiamo da questo punto. Qual è il flusso di commessa dall'inizio alla fine di una vendita? Identificando tutti gli step passo passo dal momento in cui il cliente viene contattato o ci contatta al momento in cui c'è la post vendita, bisogna identificare tutte quante le fasi, senza stare troppo a dedicare tempo ai dettagli, ma alle fasi, e identificare chi è la persona responsabile di quella fase. Potrebbe essere il call center, se è la prima persona che chiama un cliente, oppure il back-end di un ufficio di marketing. Successivamente magari il contatto passa al direttore vendita che lo assegna a un venditore, a quel punto il venditore lo visita e quindi c'è la sottofase della visita e così via. Ogni step deve essere identificato. Per ogni step devi andare a identificare qual è il sottoprodotto, cioè quello step cosa deve produrre. Evidentemente un call center che chiama clienti produce appuntamenti, oppure produce appuntamenti con clienti qualificati. Quindi qual è il prodotto, il sottoprodotto che quella fase va a determinare. Una volta identificati questi due parametri abbiamo una scala, un flusso, una scaletta di passaggi dal punto A al punto Z e abbiamo identificati tutte quante le metriche, ovvero avendo i sottoprodotti possiamo misurare quel sottoprodotto, quindi abbiamo i KPI, Key Performance Index, o semplicemente le metriche. Ecco che identificati tutti i passaggi e identificate le metriche andremo a fare le procedure, cioè per ogni fase andremo a definire tutti i compiti passo per passo che serve attuare per fare in modo che quella fase raggiunga il sottoprodotto in maniera ottimale. Così abbiamo creato uno schema nella tua azienda in cui il flusso di commesso, il flusso di lavorazione di un determinato processo ha degli step precisi con dei KPI identificati e con degli step o delle procedure ben specifiche. Questo è il segreto per iniziare a sistematizzare i processi. Presentare questa cosa ai tuoi dipendenti, al tuo gruppo di lavoro, alle persone con cui lavori, gli assicurerà una lucidità, una chiarezza mentale su quello che deve fare, quello che deve ottenere e quello su cui lui viene misurato, che vedrai porterà molta più produttività nella tua azienda. Sistemato o sistematizzato, proceduralizzato questo primo passo, quello che dovrai fare è entrare negli altri dipartimenti e fare la stessa cosa per l'amministrazione, per la produzione, per la logistica e sistematizzare tutti quanti i reparti. Facendo così e mettendo a capo di questi reparti dei supervisori o dei capo dipartimenti o dei capo reparti che monitoreranno i KPI e assicureranno l'esatta esecuzione delle procedure, beh, tu avrai un sistema che funziona senza il bisogno continuo della tua presenza. Quando questo accade, tu potrai liberare il tuo tempo che potrai dedicare assolutamente alla tua famiglia, alle cose importanti della tua vita, a investire i soldi che guadagni o a espandere ulteriormente il tuo business replicando questo sistema in altre filiali o in altre sedi. Questo è il segreto per sistematizzare il tuo business che anche tu puoi applicare se segui correttamente questi passi. Ci vediamo dall'altra parte. Arrivederci da Antonio Panico, Business Coaching Italia.